un'antropologia della vita quotidiana, delle cose più normali che ci capitano, dei nostri figli con i piercing e i tatuaggi, per dire, che escono di casa, sono vestiti in un certo modo, e che cerca di capire i rituali della contemporaneità, più che quelli dei Boscimani, perché quelli dei Boscimani li abbiamo già letti sulle monografie etnografiche, no? Ci sono dei classici. E secondo me quello che manca adesso è questo sguardo, no? Come si inserisce nell'antropologia italiana? Non so se si inserisca, sinceramente, ma magari sta fuori da quel filone. E sempre in Antropost dici che Antropop si diventa. E quindi che significato ha avuto per te scrivere questo libro a questo punto del tuo percorso di pensatore? Ma dunque, da molti anni mi capita di fare delle conferenze, delle serate dove uso tanta tecnologia multimediale, quindi con film, videoclip, spezzoni della musica italiana. Queste serate di riflessioni che stanno un po' tra il ragionamento e il divertimento e che vanno a schermo, no? L'ho trasposto in un libro fatto di tanti capitoletti che parlano di cose differenti. L'altra mia vita sarebbe stato fare bibliotecario, probabilmente, solo che mi è toccato in sorte viaggiare moltissimo e aprire gli occhi sull'alterità remota, sulla diversità antropologica e cercare di capire il mondo. Tu scrivi: un'antropologia culturale che si limiti a capire, un'antropologia che assecondi di orrori e in fondo se ne nutre per sopravvivere, mi pare vigliacca. Anche gli antropologi dovrebbero abbandonare una loro tradizione, quella cioè di studiare le tradizioni, le radici, le cose, come stavano in passato. L'antropologia deve sviluppare modi di studiare e possibilmente di migliorare il futuro delle persone e delle culture. Questa è la mia antropologia, non so se tutti saranno d'accordo, però io la vedo così, cioè io la vedo molto legata a un'etica sostanzialmente. E, come dicevo prima, no? Ci sono delle brutte tradizioni, non necessariamente bisogna perpetuarle perché sono tradizioni, è la stessa cosa per quanto riguarda la propria posizione personale di ricercatori, no? Credo che sia arricchita da un'etica, non impoverita da un'etica. Non tutti sono d'accordo perché c'è chi dice no, le cose bisogna studiarle come sono, non bisogna cambiarle. No, io lo capisco bene, dice anche citato il caso in Cina, ho incontrato un antropologo che era miracolosamente anziano, sopravvissuto ai periodi duri delle purghe della rivoluzione culturale, che peraltro aveva il suo perché, voglio dire, la rivoluzione culturale di Mao, no? Però c'è stata una classe, insomma, di cosiddetti intellettuali che massacrata, no? Cioè, bastava avere gli occhiali e ti spedivano in campagna a lavorare, cioè, questo è vero, cioè, poco da fare. Vabbè, comunque questo qua è un antropologo cinese molto bravo e lui mi raccontava il caso di una popolazione, si chiama Henzhen, che tradizionalmente portava delle scarpe di pesce, cioè di squame di pesce. E lì è il dibattito aperto, no? Quando arrivano gli antropologi ci sono gli indigeni che nascondono il registratore, il televisore perché vogliono dare un'immagine primitivista della propria vita, no? Ed è chiaro che ha un'antropologia nostalgica dei tempi che furono, fa piacere trovare quelli che camminano con le scarpe di pesce. Però probabilmente è anche chiaro che loro vanno meglio con i sandali di plastica, che puzzano anche meno, dobbiamo dirla tutta. Cos'è sviluppo, cioè che cosa compone il pro e il contro del mantenimento o dell'abbandono di una tradizione, qual è il prezzo da pagare, cioè se ci sta attaccato uno stile di vita, per esempio, no? Il privilegio di una vita comunitaria anziché egoistica e produttivista. Poi per quanto mi riguarda io tipo per il sandali di plastica, perché i pesci sopravvivono. Ah vabbè, sono d'accordo, sì. E come vedi il futuro dell'umanità? Dai, spingiti oltre. Ma guarda, no, dicevo prima, no, le scimmie, noi, la,
la scimmia nuda. Allora, siamo una specie arrogante, non occorre dirlo perché ci siamo definiti da soli i sapiens, siamo una specie esagerata perché siamo un po' innamorati della nostra creatività e delle nostre opere, della nostra tecnica. Siamo una specie che ha colonizzato il pianeta Terra. 7 miliardi di persone, non ci sono mai state sul pianeta, no? Siamo tanti, veramente tantissimi. Dovrà o dovrebbe cambiare la nostra evoluzione culturale. Questo, su questo terreno c'è un sacco di lavoro da fare, la nostra evoluzione culturale e la nostra evoluzione spirituale. Perché dopo aver colonizzato il pianeta intero e esterminato molte specie di vita sul pianeta Terra, animali e vegetali, e fatto un'innumerevole quantità di guerre che tuttora stiamo facendo, è ovvio che dobbiamo sviluppare un altro modo di stare sul pianeta, no? Cioè più pacifico, più solidale, più improntato all'alleanza tra le specie e solidale con la nostra stessa specie. Cioè non è accettabile che Homo sapiens non abbia questa solidarietà intraspecifica, cioè non è voluto,